Questa serie è dedicata alla mia cara amica Carol, per essere sempre stata presente nelle live ai tempi, per il suo amore per Deacon pari al mio e per sostenermi sempre in ogni nuova serie gameplay che decido di portare. Grazie Carol, questa serie è tutta per te. La febbre è alta, credo che la lama abbia perforato un rene. Rischia la setticemia. Come va, sorellina? Sono stata stupida. C'era questa bambina piccola, una cazzo di bambina piccola. Con un coltello. Giù, aiutami. Forza! Dai, andiamo. Merda. Un altro branco. Se restiamo qui è finita. Dobbiamo salire sul tetto e fermare un elicottero. D'accordo. Aspetta, ci serve aiuto, è ferita. Che è successo? Non è una di quelle cose là fuori, è una coltellata. Qui siamo pieni. Ok, ascolta, O'Brien, se non la portiamo subito in ospedale, morirà di sicuro. Non ci sono più ospedali. Ce ne sono, avete dottori, infermieri, un'unità mesh. Senti, io sono solo un dottorando, ok? Sono un volontario, non dovrai neanche... O'Brien! Va bene, merda. Ho posto solo per due, ok? Due. Che vorresti dire solo per Siamo due? Siamo oltre al carico massimo, posso prendere solo due persone. Ok, forza, aiutami, dai. Ehi, tesoro, è tutto ok? Andrà tutto bene. Faccio io. Ehi, torno prima di subito. Ok, Boozer, andiamo, dobbiamo salire. Saliamo sull'elicottero. C'è posto solo per due in quel coso. Vai. Va con lei. Me la caverò. Ne ho viste di peggio, lo sai. Vero? Sì, anch'io. Dove andate? Cosa? Dove? Dove? Campo profughi, a ovest del Griffinger Jack. No. Boozer non ce la farà mai senza di me. Non è una bella cena. Lo rivoglio indietro. Vieni o no? Abbiamo perso. Non sarà lontano. Aspetta, spegni il motore. Merda, è viva! Alvarez! Alvarez, ehi! Ehi, Alvarez! Che è successo qui? Dimmi, chi è stato? Erano i ripugnanti? Dannata.
sbagliato, Leon. Forza. Ciao a tutti ragazzi, ho messo in pausa per fare l'intro perché questo parte già a bomba con emozioni fortissime. Come avete capito, siamo su Days Gone, come vi avevo promesso. Infatti ho messo appunto in pausa per farvi l'intro un attimo, ma adesso ripartiamo subito a palla. Questo è uno dei miei videogiochi preferiti e sono veramente contenta, e non mi ricordo già più i comandi, infatti, di portarvelo, veramente. Solamente anche se giocarlo qua su OBS, ragazzi, è abbastanza una tortura per gli occhi, soprattutto gli inseguimenti in moto, in cui io faccio abbastanza pietà. Ha delle munizioni? Sì, beh, sì. Non possono essere molte. Ok, madonna, cioè, partiamo già, che poi non ti lascia neanche il tempo di elaborare. No, che poi ragazzi i frame su OBS sono terribili. Aiuto. Appunto, vedete, già sto facendo pena. Appunto, sto andando in acqua. Vabbè, non importa, adesso ritorno a posto. Ecco, appunto, sono tornata sulla strada. Poi vabbè ragazzi, è anche tantissimo che non ci gioco, quindi abbiate pietà di me. Meglio andare piano. Chi mi ha piano va sano e va lontano, perché vi dico che è allucinante. È allucinante, ragazzi. Dovrò un attimo modificare le impostazioni. Io di puttana! Assoreta! Credo di sì. Ehi, fermo. Ha posato la moto. Ok, ha posato la moto, meno male. No, è terribile ragazzi, non so come mai, ma è terribile andare qui. E qui è il 90% del gioco in moto. Cioè, sarà terrificante portare questa serie, ma bellissimo. Dovrò guardare il televisore probabilmente quando andrò in moto, cioè sempre. Coprimi, ti sto dietro. Andato di là. Forza. Seguire le tracce. Sì, vabbè. Io. Allora, io vi dico. Da qui non c'è niente tranne un branco di furiosi. Aspettate, io vi dico. Forse mi sbagliavo. Riguardo al suo accordo con Copland. No, è da molto che Leon vende rifustiva a Copland. Finalmente l'ho preso. Allora, io vi dirò la verità, devo ancora un attimo ricordare. Ehi, aspetta un minuto, frena. Ecco, indizi. Ecco. Merda. Sto rigiocando proprio da capo. D'accordo, vediamo. Ah, ecco, vedete, devo anche riprendere un momentino di mistichezza perché è parecchio che non aspetta, lo gioco. Aspetta, ok. Giù di qua. Mi ricordo le cose, mi ricordo cosa fare, ma comunque, dove hai imparato a leggere le tracce? Da ragazzo andavo a caccia di uopiti col mio vecchio. Si finiva sempre per pedinarli per chilometri. Comunque io vi avviso che lo sto giocando in nuova partita più con le risorse mie già sbloccate. Perché ragazzi, mi fermo un attimo per spiegarvi la cosa. Io mi sono fatta un mazzo tanto per avere tutto sbloccato e non ho voglia di rifarmi il mazzo qui con voi. Questo funge da intrattenimento, quindi sto barando. Ma solo per intrattenervi! Porca vacca, stai giù! Sì, vabbè, Ed mi doveva colpire. Perché era così, mi doveva colpire per forza. Cazzo! Andiamo! Solo che finché non arrivo a un campo... Sì, sono un graffio. Quel figlio di puttana non c'entrerebbe un elefante. Non mi dà le armi. Sto bene, Boozer. Deve essere sceso di qua, verso le cascate. Sta perdendo molto sangue. Non andrà lontano, forza. Ok. Vado, eccoli là. Eccoli là i veri nemici del Giovanni. Neanche tanti, furiosi. Perquisiscilo.
Il dissanguamento è una morte orribile, lenta, e fa molto male, ma credo... Respirava ancora quando siamo arrivati, stronzo! Non volevo sprecare proiettili, non con lei. Aspetta, aspetta, allora... Dov'è il carico, Leon? Se ce lo dirai, non faremo come te, ti concederemo una morte rapida. Comunque non soffrirai per molto. Leon, mi sa che sei proprio nei guai, vedi? Possono fiutare il tuo sangue. Ne sentono l'odore da laggiù. Secondo te che si prova? A essere squartati, mangiati vivi. Tra poco lo scoprirà. Vaffanculo. Addio, Leon. No, aspetta! Va bene, va bene. No. Ce l'ho qui. Ecco, tieni. Dove? È nel cimitero. È nel vecchio cimitero. Grazie. No, hai detto... Fallo. Non lasciarmi qui, ti prego. Fallo. Fallo. Bugiardo di merda! Fallo. Tuck vorrà una prova per la taglia. È stata la scelta giusta, fratello. Nessuno merita di essere lasciato ai furiosi. Nemmeno i pezzi di merda come Leon. Vedete, è un mondo totalmente diverso, insomma, estremo, che ricorda un po' The Walking Dead. Infatti fu una delle cose che mi spinse a comprare questo gioco e aspetta, soprattutto dopo che avevo voglio cercare in questo accampamento, magari trovo qualcosa per sistemare la ferita. Ecco, qui adesso ti spiegano potrebbe servirmi. Come... Ecco qua lo straccio. Vedi? Allora, tieni premuto L1. Sì, ecco, questo è il menu più. Ora non resta che metterli insieme. Sì. Ok. Vedete? Questi tutorial vanno. Sì, per il momento mi imbraccio e salvo. I tutorial, meno male che ci sono sempre perché. Come sto uscendo da. No, non devo andare di qua. Vedete? Io già non mi ricordo una stramazza di niente. Non mi ricordo nulla. Ecco, adesso appunto posso correre, posso andare un po' più veloce. Pensavo uscissimo a caccia stanotte per portare tagli a Tucker. No, se continua a piovere è così. Senti, amico, ci servono crediti. Dobbiamo accumulare scorte. Ok, d'accordo. Ma non resteremo in giro tutta notte. Gesù, devo rimettermi in forma. Vedo se recupero qualcosa dalla moto di Leon. Direi proprio uno stracazzo di niente. No, ops. Porca troia. Figlio di puttana. O il tubo del carburante che si è pisciato addosso. La benzina. Leon, sì, ha preso la pompa della benzina. Non salva niente dalla sua moto. Ah, è andata. Senti, adesso torniamo al Monte O'Leary. Domattina troviamo dei ricambi e veniamo a prendere la moto. No, forse ho un'idea migliore. Facciamo un po' di spesa già che ci siamo. Cosa? Il Crazy Willy non è distante. Andiamo in quella direzione. Cos'hai in mente? Saremmo comunque usciti a caccia stanotte. Il Crazy Willy è una meta come un'altra. Ok, ci sto. Meno male che adesso non guido io. Meno male. Ehi, che cosa ti ha dato Leon? Che sia una mappa. Quando avrò recuperato la moto andremo al cimitero a dare un'occhiata. Ecco, vi stavo dicendo, sì. per chi non okay. conosce Days Gone, è un gioco post apocalittico ma con una trama. Domani prendiamo i farmaci, li portiamo al Tucker e incassiamo la taglia su Leon. Devo passare. Poi direi di partire verso il nord. Ti aspetti che sia diverso? Perché non riesco a capire non può farci male levare le tende da qui. Devo dire che è diventato uno dei miei aspetta, giochi preferiti. Aspetta, la strada è bloccata.
Occhio. Anche perché Deacon... Ho visto una scena simile l'altro giorno. Un gruppo di ripugnanti aveva ostruito il passaggio con un camion. Aiutami a spostarlo. E quindi appunto... Ecco, spingere i veicoli. Sì. Spingi! È un po' il Daryl Dixon che io vorrei. Come vorrei che io diventasse Daryl in questo periodo che fa veramente pena. Alla! Ok, adesso dobbiamo batterci. Quadrato, 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 quadrato. Ok. Allora, R2 per un attacco in mischia, va bene. Zappa, la porta a casa. Allora, ok. Là. Vedete, non è che mi ricordo tutto, A posto. Dai, siamo quasi arrivati. Ecco, questi sono i cosiddetti predoni. Sono quelli che non sono come noi, che siamo accampati, ma comunque siamo accampati e seguiamo certe regole. Anzi, Deacon e Boozer non sono accampati, parlo degli altri, quelli che incontreremo dopo. Questi se ne vanno in giro a fare quello stracazzo che vogliono e ad uccidere anche le persone che vivono nei campi che Deacon conosce. Rubano, stuprano, insomma, se ne fregano altamente. Ci stiamo avvicinando al vecchio presidio della Nero. Ci siamo quasi. Merda, come facciamo ora? Restami il fucile, vado avanti io. Sì, perché Boozer lo conosce a Deacon e sa che ha un po' un leggerissimo desiderio di morte. Pare che il presidio gli sia stato di grande aiuto. Deacon, da morire. Perché ha perso Sara, la sua moglie, la ragazza che avete visto prima. Già. Ah, merda, eccoli. Che branco di idioti, dal primo all'ultimo. Cosa speravano di ottenere? Ehi, federali, perché non ci sediamo e aspettiamo che arrivi l'orda e ci ammazzi? Deve essere orribile crepare intrappolati in questo modo. Mamma mia, veramente. L'inizio è un po' così, è un po' lento, è dopo un po' che sì, dopo qua qualche tempo che sta, qualche tempo, scusate. Tra un po' che si anima un pochino. Appena arrivo al primo campo. Quante Molotov ti sono rimaste? Non sistemeremo, lascia stare. Sì, lascia stare un cazzo. Che stronzo, speri ci sia qualcuno. Sei stato accontentato. E mo vediamo ad ammazzare i furiosi come andiamo con sto OBS. Centro. Ah, meno male non sto... Piano! Deacon! Amico! Deacon! Sei morto. Infatti è morto. Mi romperai il fucile. Madonna, è incazzato. Qui Deacon all'inizio è incazzato come una iena, ma poi si calma, tranquilli. Per questo dico che Deacon è il Daryl Dixon che vorrei in The Walking Dead. Perché Daryl ultimamente fa pietà, ragazzi. Di cosa stai parlando? Di quel cazzo di campo profughi. Fai così solo quando inizi a pensare di tornarci. Come mi sto comportando? Non è colpa tua se lei è morta. Smettila. Se fossi salito su quell'elicottero con Sara, l'unica differenza è che saresti morto anche tu. Ti ho detto smettila. Allora, no, a... taglia. A uccidere i furiosi me la cavo bene. Ecco, bisogna stare attenti a queste macchine che hanno l'allarme. Perché appunto c'è il rischio di... Dacci un taglio! C'è il rischio di attirarli. Ok. Qui una moto non passerà mai. Prova con quel tunnel di servizio. Forse puoi aprire un passaggio dall'altra parte. Aspettate che ok, tieni puntato il fanale in quella direzione. Ok. Ottimo. Le macchine della polizia. Io devo anche ricordarmi come si fa a cambiare arma. Ah sì, col triangolo.
Sì, esatto, col triangolo, mamma mia. No, ragazzi, non potete capire, non mi ricordo veramente una stramazza di niente, non mi ricordo. Cazzo! Cazzo! Vaffanculo! Cerchio, 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 cerchio! No, porca! Ha laggato però! Ha laggato! Vabbè, l'ha ammazzato lo stesso. Va bene anche così. Allora, tac, spingiti con... E lì c'è una macchinetta con l'allarme. Vedete che l'ho già visto, che so già che lo faccio scattare. Che non potevo, non potevo fermarla un po' prima. Attenzione, va all'inferno. Non l'ha fatto apposta, dannazione. Ok, un momento. No, 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 no. E va bene, io volevo, volevo lasciare... E che caspita la XXXX! Ancora, no, ma lagga sta a fare! Ok. Finalmente. Taccio un taglio! Oh, che palle sti allarmi! Qua è pieno! Ce n'è ancora uno! Dove state? Dove siete? Bestie! Bestie! Oh, merda, altri furiosi! Non vedo l'ora di avere le mie armi, ragazzi. Che sarà tutta un'altra cosa. Non che il fucile di Boozer non sia... Finalmente. Non sia ok, ma... Comunque sia, io ho delle armi molto più fighe nel mio armadietto che mi aspettano appena... Appena torneremo, appunto, sul Monte Oliri. Un altro nido. Ah, sì. Sento la puzza. Quante molotov ti restano? No, hai appena lanciato l'ultima. Hai qualcosa per farne altre? Sì, sì. Ecco, qui adesso... Solo un secondo. Allora, aspettate che mi devo ricordare come si fa. Ah, ecco qua. R1 per creare la molotov. Dovrebbe andare. No, ragazzi, potete capire, non mi ricordo niente. Non mi ricordo un tubo. Come si lancia me lo ricordo. Arrivano. Ecco, questi sono dei nidi. Io non ho ancora ben capito questi cosa fanno in sti cazzo di nidi. Dei rave, delle orge bestiali tra loro. Bastardo. Bastardo. No, finché non riprendo. Salta su. Finché non riprendo di nidi. Finché non riprendo di mistichezza, preferisco stare un po' alla larga. Ho ripensato al discorso di prima riguardo al partire verso nord. Secondo me non ti farebbe male andare via da qui. Ti schiarirebbe le idee. Ascolta, domattina consegniamo le taglie e ci mettiamo in viaggio. Alla grande, fratello. Ora ti riconosco. Beh, volevi il circo dei furiosi. Merda. Sono ovunque. È leggermente pieno qua. Ma giusto, ce ne sono tutti tre o quattro. Madonna, si mangiano anche tra loro. Sì, abbiamo capito. Servono più munizioni. Che vuoi fare? E so già che è una pessima idea. Tu vai. Ci passi in mezzo. Vedi di travolgerne quanti più possibile. Io, invece, da dietro scendo la collina e cerco l'officina. Merda. Dai, mi serve solo qualche minuto. Trovo il pezzo di ricambio, tu torni e scappiamo. Dopo che ho seccato qualche bastardo. Allora dimmelo che vuoi morire. Te lo ripeto, non stanotte. Avanti, merdoni figli di puttana! Avanti, esatto! Sono qui i pezzi di stronzi! Il vecchio mi aspetta! Io adoro Boozer. Zona infestata. Vabbè, adesso è inutile ripulirla. Cazzo perché... Forza, sparite, piccoletti di merda. Ecco, le larve si possono anche lasciare stare, perché se no gli... Se no, vedi, le larve prediligono i luoghi elevati e inaccessibili come i tetti, attaccano se minacciate o quando fiutano un nemico in sì, difficoltà. Così. Ecco, quindi restate lì e andremo da morire. Io inutile che gli sto a rompere le palle.
Qui poi tornerò quando avrò tutta la bella scorta di Molotov e compagnia bella. Adesso mi limito ad andare a cercare il pezzo di ricambio che mi serve. A te t'ammazzo. Non è partito il comando. Maledetto infame. E vieni. Tac. No, bastardo! Andiamo a seccarla prima che arrivino. Ma porca miseria, ladra! Ecco. Che palle sti allarmi! Meno male che sono rari, comunque non è che ce ne sono tantissimi. Zitto un po', bestia! Cespugli! No, non mi interessa, ma io le affronto a testa alta! Come andiamo, fratello? Sei pronto? No, devo capire come entrare nell'officina di Willy. Deve esserci una pompa della benzina dentro. Allora muovi il culo! Sono passato di fianco a uno... Come cazzo li chiami? Con gli affari messi in piedi dai ripugnanti. Sigilli. Esatto, significa che sono qui intorno. No. Ecco, adesso è venuto fuori il comando. Donna! Che violenza! Ok, adesso rialziamoci. Tac. Di questo me lo ricordo, questo me lo ricordavo che si faceva così. Qua c'è un buco poi dove entrare. Ecco, dov'è il buco? All'anima, le larpe poi sono di un fastidioso! Sono di un fastidioso! Già, come pensavo? Poi io non riesco neanche a vedere, non vedo niente in questo modo, è terribile questa cosa, giù. Zitta un po', bestia! Bestiolina, anzi, nel tuo caso. Ci sarà una pompa della benzina qui. Allora, dico, prima vediamo se c'è qualcos'altro. E poi rottami, e la fiasca, la fine, le fiasche saranno... importantissime per motivi che poi vedrete voi stessi. Boozer, sei? Ho trovato il pezzo, vado alla superstrada. Dick, no, ripugnanti! No. Intanto è inutile che faccio di corsa perché... Ripugnanti, Boozer, ehi Boozer! Maledizione. Oddio, ha vibrato tantissimo. Resisti, Boozer, arrivo. Adesso devo fermare. Merda. I ripugnanti. Risetto. No, ho lasciato nel kit medico, vabbè, fa niente. Questi tatuaggi sono simboli infernali di un morto. I marchi infernali degli smarriti. Lasciatemi! Figli di puttana, motociclista. Ti condurremo all'oblio, perché tu sei smarrito e noi prescetti. Mio fratello, il cammino. Noi ti guideremo. Tu non sei un prescelto. Ti sei smarrito. Ti sei smarrito. Cedi all'oblio. Cedi all'oblio! L'oblio! Il cammino, fratello! Il cammino! Non riesco a sentirlo. Ripugnanti, figli di puttana. Cosa che non l'ho mai usato. L2, aiuto. Ehi, qui! Lasciate le pezze di merda! I pugnanti schifosi avanti! Brutte bestiacce! Il mio Boozer! Maledetti! Boozer, io voglio scannarli tutti! Boozer, dal primo all'ultimo! Oh mio Dio! Ai. Ti do una mano! No, ce la faccio! No, non ce la faccio! Pugnanti di merda! Porco cane! Mi stessero aspettando! Merda! Gli terroristi mi erano addosso! Ok. Il braccio. Non guardarlo. È
mio cazzo di braccio. Però non guardarlo. Non guardarlo. Sali sulla moto. C'è un'orda in arrivo, ce ne vogliamo andare? Via, via! Fatto di ripugnanti! Merda. Non ci speravo più. Ehi, tu aspetta qui fuori, voglio controllare che sia sicuro. Fanculo, la branda mi aspetta. Ok, più o meno com'era? Beh, non c'è molto da rubare. Dovrò presentarmi di nuovo. Grazie al cielo. Io esco, prendo la moto, prende per il braccio, tu ce la fai? Sì. Bene. Sì. Raggiungo il presidio della Nero. Dovrebbero avere garze sterili o antidolorifici. Lasciare lì la mia moto. No. Andrò a piedi finché c'è ancora luce. Ehi, ho delle munizioni se servono. Nel armadietto alla porta. Grazie. Ehi, non prendermi il fucile. Boozer... Come vuoi. Ecco, tieni. Grazie, amico. Sai, mi sento nudo senza. Ok, siamo arrivati a Monte Oliri. Quelli che avete visto prima sono i ripugnanti, che sono alcuni dei villain, diciamo, di questo gioco. Io adesso appunto riprendo tutte le armi, le mie, la mia... il mio Chicago Chopper, poi la mia pistola che io uso sempre, la sterminatrice, vieni qua dalla mamma, e il fucile di precisione che è il mio Talon 7, bello di mamma. Ecco, adesso sono equipaggiata alla grandissima. Cosa c'è qua? Vediamo. Ecco, qui non stracavolo di niente perché sono praticamente piene. Vabbè, curiamoci, dato che siamo stati danneggiati. Mi sono lasciata dietro anche un kit medico. Cazzo, Boozer, il tuo braccio non migliorerà. Porca puttana, devo trovare qualcosa per il suo braccio. Sì, va bene, Deacon, adesso andiamo a cercare qualcosa per il braccio di Boozer. Stai tranquillo, stai sereno, no? Non ti preoccupare. Allora, intanto do un'occhiata qua. Che poi avere la mia faccia, ragazzi, ogni tanto mi perdo via. Devo anche guardare un po' la televisione per vedere di non perdermi niente. Perché guardate che è terribile questa cosa. Allora, no, non dovrebbe esserci più nient'altro. Che poi la cosa bella è che poi me le rimettono, quindi... ok, dai, andiamo e partiamo. Ok, allora io adesso devo tornare alla moto, che è un tragitto un po' lunghino, quindi adesso io vi saluto qua e ci rivediamo poi quando arrivo finalmente alla moto. Ma che diavolo? Ah no, scusate. Sei sveglio? Sì, Dick, che c'è? Ho appena visto qualcuno che girava intorno al rifugio. A quanto pare no. Cazzo, che intenzioni ha? Non ne ho idea. Provo a seguirlo per vedere se ce ne sono altri. Allora, a quanto pare no, non ci rivediamo alla moto. Mi ero dimenticata. Vi ho detto che non me lo ricordo per un cazzo. Andiamo veloci, mettiamo il turbo, se no non finiamo più. Aspettate che li prendo dall'alto. Ecco, li prendo dall'alto. Allora. Ho sentito sparare. Ok. Presa. Ci sono anche le donne. E credimi, a volte sono più bastarde degli uomini. Ah, munizioni, grazie. Allora. Tanto li depredo. Depredo e predone. Dove siete? Eccoti qui. Andato. Esci fuori e parliamo. Preso, ma chi vuole parlare? Uomini, gente che sappia combattere. Non sarai più solo. No, ho preso la roccia. Unisciti a noi. Ma io non sono da solo, io c'ho Boozer. Dove ti nascondi? Sei ritanato, avanziamo. E che cazzo? No, io l'avevo preso in testa, eh.
Ah, aspettate, faccio fuori la cagna maledetta. Ecco, mi manca solo lo stronzo qua sotto. Preso, dritto in testa. Questo era l'ultimo. Devono averci seguiti fin qui. Figli di puttana, state alla larga da Monte Oliri. Ecco, Monte Oliri non si tocca. User, ho trovato il loro campo. Solo dei randagi che puntavano a occupare il nostro rifugio. Come dicevamo, è giunto il momento di progettare il nostro viaggio verso nord. Dobbiamo curare il tuo braccio prima di pensare a salire in sella. Raggiungo la mia moto, Deacon, chiudo. Okay, controllo che c'ha tutto quanto. Qui c'è la cherosene. Va bene, io adesso, sperando di non dire altre cavolate, adesso ci rivediamo davvero alla moto. Adesso vado e poi ci rivediamo alla moto. Ok, sì, dovremmo, ce l'abbiamo qua, ce l'abbiamo proprio qua. Ok, qui è dove l'abbiamo lasciata. No, aspettate un attimo, che nelle ambulanze ci sono sempre roba medica e tutto, quindi... Ecco, appunto, un bel kit medico. Ecco qua, però... C'è un problema. Ce l'hanno ciulata. La moto è sparita. Marta! Dannato Copland! Ehi! Sei del campo di Copland? Che diavolo è la mia moto? Ehi, aspetta, Chris! Non ho preso io la tua moto, lo giuro! Giuro che non ti ammazzo! Smettila di scappare, Gesù Cristo! Devi chiedere a Copland, io non so niente! Ehi! Io sono la mia moto! Non ho fatto nulla! Oh, diavolo, ora sì che ti ammazzo! Cazzato come una iena! Madonna, che... Loser, ci sei? Sì, Dick, ha recuperato la moto? No, gli uomini di Copland mi hanno anticipato. Vado al loro accampamento. Dick, concludo. Non passate vicino a un furioso come se niente fosse. Sta esaurendo il vigore. L'ho preso, ammazzalo. No, non posso, non me lo fa fare. Ah, guarda che lo faccio andare avanti. È perché avendo sbloccato il vigore al massimo. Andiamo piano, dai, andiamo piano. Dato deve, è tutto preimpostato. Non dovevo prenderlo e ammazzarlo, se no non ho cavoli. Arriva qualcuno. Ecco, facciamolo andare. Apri, apri. Sono io, Reynolds. Apri. St. John, sei tu? Un figlio di puttana mi ha rubato la moto. Io non ne so nulla. Devi parlarne con Manny. Ah. Ok, sì, sto andando proprio da lui. Eccoci qua, siamo arrivati al primo campo di sopravvissuti, ovvero... il campo di Copland, che non è uno dei migliori, ma non è neanche messo tanto peggio di tanti altri. Ehi, Manny. Ehi, è da un po' che non ti si vede. Oh, forse ero troppo impegnato io. Testa bassa, lavora se vuoi mangiare. Già, vita da accampati. Sì, vita da accampati. Avevo letto un libro, Lo Zen e l'arte della motocicletta, lo conosci? All'epoca non avevo troppo tempo per i libri. Già, al mio negozio, a Fairwell, l'ho fatto leggere a tutti gli smanettoni. Un bravo meccanico persegue la pace mentale, diceva. Lavora a stomaco vuoto, vedrai che concentrazione. Manny, sto cercando una moto. Sì? Oh, ehi, 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 non vorrai mica quella. Perché no? Beh, l'hanno appena portata. Un coglione l'ha abbandonata in mezzo all'incubo, tutta arrugginita. È messa molto male. Chi la guidava non capiva un cazzo di moto. Ma dai. Sì, ti giuro. È stata spremuta parecchio. Intendo, abbiamo dovuto smontarla. Non aveva neanche la pompa della benzina e ci sarebbe servita. La pompa della benzina? Come questa? Oh, ok. Come questa, Manny. Ok. Sai quando ho detto coglione? In realtà mi riferivo... a quei coglioni che l'hanno portata qui senza neanche fissarla come si deve, lasciando che ballasse in giro da tutte le parti, lì dietro. Dick, una parola. Sembra abbiate avuto problemi. I ripugnanti ci sono andati giù duro l'altra notte.
È la seconda volta che vengono qui. Secondo alcuni cercano te e Boozer. Nell'incubo ognuno dice la sua. Ecco, poi dopo diamo un'occhiata. Ma dopo molti giorni senza cibo, ma puoi immaginare le conseguenze. Il lago non basta più. Peschiamo parecchie trote. Il lago è alimentato dallo scioglimento delle nevi. Ma se non viene ripopolato, il pesce prima o poi finirà. Come tutto il resto. Venivo qui a cacciare cervi con mio padre. Costruivamo un nascondiglio, poi piazzavamo dei sali minerali. Catturarli era uno scherzo. Alcuni inverni la carne era talmente tanta che faticavamo a finirla. Non pensavo fosse legale mettere esche per i cervi all'epoca. Mio padre riconosceva una sola legge. La Costituzione degli Stati Uniti. Se solo vedesse come siamo ridotti ora. L'America, un paese di uomini liberi. E noi lo siamo. Ho visto Leon l'altro giorno. Sì. Mi doveva dare una cosa. Ma davvero? Qui la gente soffre davvero molto, Dick. Oh, Leon. Tuck mi ha detto che è sparito. Nessuno l'ha visto. Senti qua. Recupera il suo carico e portalo a me. A me, Dick. Se lo farai, vedremo come aiutarti. La moto che i tuoi mi hanno rubato e poi fatto a pezzi. Riciclata, Dick, riciclata. D'accordo, lo terrò a mente. Comunque, dal cappello. Cosa? No, questo. Non toccarmi mai Sta più. Sta calmo. Leon ne aveva uno uguale. Cop, giuro su Dio che... No. Vuoi fare affari nel mio accampamento? Fa qualche commissione per me. Cop! Merda. Ok. Comunque sono qui, che ti serve? Ora si ragiona. Un gruppo di randagi saccheggia i carichi di provviste. Sono nella torre radio a ovest del Monte O'Leary. Quella non è zona tua? No, non lo è, ma posso occuparmene. Ne ero certo. Ok, insomma, a quanto pare ci tocca fare affare con Copland per riavere la moto. Madonna ragazza, non volete capire la schiena quanto mi fa male. Mi serve una sedia recente. Donate, donate sul canale così mi compro la Quersus. C'è adesso la possibilità di fare le donazioni, eh. Vedete, qua c'è la cucina, qui c'è il mercante dove puoi rifornirti di armi, munizioni e varie cose. Ehi, Dick, aspetta, volevo chiederti scusa per prima, non lo sapevo, lo giuro. Hai la minima idea di quanto tempo abbia impiegato a mettere insieme quella moto? Era una moto da randaggio, Melly. Lo so, mi farò perdonare, te lo giuro, te ne ho preparata un'altra. E questa merda sarebbe una moto. Ok, non è... Senti, terrò gli occhi aperti, cercherò altri pezzi. Te li procuro io, puoi fidarti. Ok, il mio serbatoio custom, man. Sai, il regalo della mia defunta moglie. Riuscirai a procurarmi anche quello? Cazzo, Dick, mi spiace. Togliti dalle palle. Dick! Bello vederti. Ciao, Manny. Ecco, questa è la mia moto. Quella, momento, che, ho, Dick, quella che ho faticato una botto di tempo. Beacon St. John. Ok, vedi, mercante mercanti accampamenti. Demon, come butta? Allora, ecco, rifornimento. Bella scelta. Di precisione, rifornimento munizioni nella borsa, poi prendiamo... Sta certo che ti servirà. Silenziatore, ma è prude il naso. Credo di poter stare anche così, comunque, né ragazzi, abbiate pazienza. Ottimo. Ok, prendiamo una granata frammentazione bene. Che è sempre uno schifo. Non passa fa. Quando vuoi. Ok. Torna da me se ti serve altro. Come va? Sì, va bene. Vita da campati, Manny? Gesù, questa non è una cazzo di moto. Sì, con cosa dici? Derapare, sì, vabbè, io non... Oh, mamma mia! Io qua, ragazzi, adesso vado Boozer, piano. Ci sei? Sì, Dick. Ehi, come andiamo?
Il braccio? Come ho detto, mi riprenderò. D'accordo. Ho ancora intenzione di raggiungere il presidio della Nero per recuperare bende, pomate, quello che trovo. Sì, come vuoi. Io esco. Controllo che la montagna sia tranquilla. Boozer, no, no, hai ustioni di terzo grado. Resta lì, riposati, ok? Io rientrerò appena possibile. Sai, pensavo... Non so, potrebbe... Potrebbe essermi utile qualcosa contro il dolore. Sì, 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 certo. Magari vedo cosa riesco a trovare. Magari. Ma poi, mamma mia, grazie perché sono arrivata. Questo è il presidio della Nero. Devo trovare qualcosa di utile per il braccio di Boozer. Allora. Scusate, no, l'ho preso. No! Bastarda, le spalle, maledetta! Volevo controllare se avevo preso il silenziatore anche per... No, non lo... sono stata stupida. Vabbè, fa niente. Non importa. Allora, qua, tecnicamente, si dovrebbero ripristinare i presidi della Nero, ma io adesso lo farò solo con questo, perché devo appunto per forza cercare le bende per Boozer, ma gli altri... non lo farò. E adesso vi spiego anche il perché. Perché ripristinare i presidi della Nero è una gran rottura di maroni e serve soprattutto per incrementare le tue capacità, tipo la concentrazione, la velocità e tutte quelle balle varie. E siccome io mi sono già sbattuta abbastanza per settimane mentre ci giocavo, bingo, ho trovato. Per fare tutto, però no, Dick, non dobbiamo ancora fare niente, perché adesso appunto con questo vi farò vedere come effettivamente questa cos'è, la lascia da pompiere. Ma sì, va, cambiamo finché non troviamo il macete. Vi farò vedere appunto con questo com'è che funziona ripristinare i presidi della Nero. Anche per... perché anche per gli altri il procedimento è lo stesso. Per prima cosa dovete stare attentissimi, se magari non ci avete mai giocato, a togliere gli autoparlanti. Controllate sempre dappertutto e più volte, perché questi infami sono spesso nascosti. Anche per questo io, voi non potete capire quante volte io, anzi questo è uno di quelli che ne ha meno, infatti io non ne vedo più, almeno non credo. Poi ragazzi, veramente con OBS, infatti vedete, me l'ho già perso. Ta 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 ta, tagliamo tutto, ok, adesso scendiamo, track, prendiamo qua la bottiglia che un po' ci serviranno. Vedete, a volte sono anche qua sopra. Vedete, vi faccio vedere. In questo caso qua non c'è, ma ogni tanto le mettono anche su queste strutture. Munizioni. Serve carburante. Sì, sì, adesso lo prendiamo, dicon. Tranquillo. Stai tranquillo. Eccolo qua il carburante, vedi? Una tanica. Poi queste taniche sono sempre piene. Non si sa per chi, non si sa perché, non si sa per quando, ma sono sempre piene. Perfetto. Ecco, a volte non basterà il carburante, bisognerà trovare anche dei fusibili. Non è questo il caso. Adesso aspettate che rilascio la tanica e avviamo. Avanti, il generatore. Avanti, stronzetto, mettiti in moto. Sì. Oddio, questo è solo un poverino. Una scatola di chiodi, ecco. Adesso cerchiamo. Bende sterili, dove terranno le scorte? Ah no, sono da questa parte, di qua. Eccole qua. Bende sterili, bene. Come da ordini del medico. Ora non mi resta che tornare da Buso. E questo cos'è? Ha detto, questi sono gli iniettori della Nero. Io ormai non ne ho più bisogno, perché adesso potrete vedere. Tecnologia Nero. Potete vedere, vedete, non viene fuori nulla. Iniettore? Non viene fuori assolutamente niente. Ok, adesso dobbiamo riportare le bende sterili a Boozer. Quindi adesso ragazzi, io... Sì, salvare le partite alla moto. Adesso. Infatti adesso salvo e poi ragazzi ci rivediamo da Boozer. John, sono Coop. Quando arrivi alla torre,
Il collegamento radio è stato interrotto. Ti pagherò se lo riattivi. Questi tizi li conosci, perché sabotare Radio Free Oregon sembra un attacco personale. Ovvio che è personale. Vivevano nel mio campo. Ma erano contrari alle regole che vietano di rubare, stuprare e uccidere. Non regolettano niente. Beh, magari sono come me, stanchi di ascoltare i tuoi deliri da complottista. St. John, chiudo. Boozer, mi senti? Boozer, dannazione, rispondi! Non risponde, dove si sarà cacciato? Ecco ragazzi, vi dirò la verità, ho fatto il trasferimento veloce perché sennò si consuma, che la benzina viene consumata lo stesso, però ci ho messo meno tempo. Allora, vediamo un po' perché Boozer non risponde. Ehi Boozer, ho trovato qualcosa per il braccio. Boozer. E qui tu pensi Boozer è andato? Oh merda. Boozer! Ehi! Ah. Ehi! No, sta. È vivo. Merda. Oh, merda, Dick. Porca. Ho dovuto staccarti la testa. Senti, fammi vedere il braccio, ok? No, sto bene. Fammi dare un'occhiata. Ehi, ti ho detto di no. Cazzo. Ok, Dick. Grazie, amico. Senti, mi rimetterò, ok? Andrà tutto bene. Ok, insomma, Boozer non sta messo tanto bene. Comunque io adesso vado a cercare questo benedetto accampamento e poi ragazzi vi dirò che l'appuntamento di oggi posso concludere qua perché sono più di 40 minuti di registrazione. Piano, madonna, no, sarà atroce andare in moto su queste strade con questo schermo. Madonna. Pianino. Carino, comunque adesso non voglio fare troppi minuti di registrazione. Sarà, ecco appunto, gli alberi poi vanno. Madonna, no. Un'altra cosa. Prima di andarsene, sembra abbiano rubato alcuni fucili automatici e a pompa. Guardati le spalle. Cerco. Grazie per la dritta. Faccio il possibile. Chiudo. Mi ha avvertito che insomma sono... Non è possibile, stronzo. Sono abbastanza armato. Aiuto! No, ecco, ritirata strategica, va bene. Sì, lo so che devo fare una ritirata strategica. Devo solo tornare un momento sulla strada. Non vedo niente. È bruttissimo, è veramente brutto, non pensavo... Oh! Aspettate, Allora, ok, no perché silenziatore, no perché se posso farli fuori in silenzio. Sapete, è tutta un'altra questione. Ok, comunque sembra non mi abbiano visto. Zitto. Andiamo. No, bambini. Cosa? No. Chi è? Cosa? Ma come mi hai visto? Io non ti vedo. Dove sei? Ok, dove state? Dove siete? Belli! Venite fuori! Dai, carini! Preso! Di qua? C'è qualcuno qui? Ah, eccolo lì! Ti nascondi? Preso! Madonna, Calam DJ mi fa un baffo a me. Preso. Ma che... Me ne mancano 5. Gli ho sparato nel culo. Mi vieni davanti, ma anche tu, cretino! Ma sei un cretino! Ripiego! Cosa urlate come i pazzi? Ho sentito anch'io!
Fatevi vedere. Mettete fuori la capoccia. Ah, ti ho visto. Ti ho... aspettate. Tira sulla testa. Tirala su. Preso pieno in testa. Ma chi sono? Due qua, credo. Eccolo qui, infatti. Ok. Manca l'ultimo. Dove sei, bello? No, è brutto poi quando li devi cercare. È rimasto fuori. Aspettate, vado a cercare. Ma dov'è? Ah, eccolo qua. Dov'è? Ti ho tagliato la testa! Questo era l'ultimo, diavolo, Cop, quanta gente hai fatto incazzare. Ok, questo deve essere il generatore, ma è stato fatto a pezzi. Rottami, rottami. Adesso mi servono. Te è bravissimo, Deacon, sa fare tutto, anche riparare i generatori. Ok, dovremmo esserci sistemato. Gettala! Se fosse carico sarei già morto stecchito, dico bene. Per favore, no. Io non sparo alle donne se posso evitarlo. Ed ora posso evitarlo? Non ho niente. Non so dove andare. Cristo santo. Vedete, allora, Deacon è un uomo d'onore. Vediamo se c'è anche un bunker sotterraneo qui vicino. Ah, ecco, vedete, ogni volta che si ripulisce un campo di predoni, possiamo avere accesso al bunker che avevo già trovato, che era qua. Trovato. E questo non posso evitare di farlo perché... I predoni appunto hanno delle mappe che mi permettono di avere delle indicazioni su altri accampamenti, altre cose, vedete? Ma guarda, una mappa, ottimo. Dei documenti, appunti su come costruire. Vedete, mi dice presidio dell'alero scoperto. Dick, ci sei? Forse non è niente, ma ho sentito dei rombi di motore provenire dalla montagna. Ho appena liberato la torre radio per Copland. Mi arrampico in cima, magari vedo qualcosa da lì. Adesso scaliamo la torre radio, poi adesso ci sarà sicuramente un altro accampamento, ma quello ce lo facciamo la prossima volta, lo vedrete la prossima settimana. Ecco, madonna, quanto cazzo è alta sta torre? Ehi, Dick, stai bene? Sembri diverso dal solito. No, non è niente, solo mi sono lasciato sorprendere da una randagia. Per fortuna aveva esaurito le munizioni. L'hai lasciata andare, vero? Ok, che cazzo. Sì, sì, l'ho lasciata andare. Un giorno, Dick, il tuo codice d'onore ti farà ammazzare. Beh, di qualcosa si deve morire, no? Importa cosa? Dico, chiudo. Gesù, che scalata. Allora, vediamo che accidenti ha sentito Boozer. Sta fa tutto lui, eh? È vero, c'è qualcuno sulla montagna. Vedo il fumo del loro falò. Merda, non mi sbagliavo. Dove sono, di preciso? Vado a cercarli. No, cazzo, Boozer. Tu devi guarire al braccio, così potremo andarcene da qui. Penso io a loro. Ma il diavolo, è solo che... stare chiuso qui inizia a darmi alla testa, Dick. Tu vedi solo di restare sveglio, nel caso arrivino lì. Chiudo. Oh, sto morendo. Allora, adesso torno, ecco qua. Ecco, rombo fatto, missione conclusa. Fumo sulla montagna. Adesso torniamo alla moto
Bene, ok ragazzi, adesso metto in pausa. Ragazzi, l'appuntamento di oggi si conclude qui. Oggi è il 3 di febbraio che sto registrando, ma voi lo starete vedendo molto più tardi. È stato un parto registrare davvero questo gameplay, quindi spero veramente che vi sia piaciuto. Ho la schiena a pezzi e il sedere veramente, ragazzi, andate nel link in descrizione, donate, che almeno mi compro la sedia decente, ragazzi. Comunque vi ricordo che in descrizione appunto trovate, vabbè, il link delle donazioni, la wishlist di Amazon se volete farmi invece un pensierino un po' più materiale, e trovate anche appunto il Facebook di Carrie Littella dedicata a The Walking Dead e il mio Instagram, che è il mio social più attivo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per attivare le notifiche sui nuovi video. Se questo gameplay vi è piaciuto, mettetemi un bel pollice in su e condividetelo. Spero che questa serie vi piaccia, questo è uno dei miei giochi preferiti, anche se so che andare in moto sarà veramente un parto qua con OBS. Devo trovare una soluzione, altrimenti sono cazzi miei. Ragazzi, io vi mando un grande bacione e noi ci vediamo al prossimo appuntamento con Deacon e Days Gone. Ciao a tutti!